mancano 10 minuti inizio della partita, è ora di far entrare in studio i nostri due contendenti, vestiti all'uopo oserei dire. E quindi io comincerei dal campione in carica, reduce da 5 vittorie consecutive, sostanzialmente imbattuto, quasi imbattibile a Torino nella sua città. Ecco voi, annunciato dalla musica che giustamente sottolinea la sua forza, arriva Marcello Ivandrago Chirico. Bravo! E vai! Grande! Come un cannone e va a salutare i suoi tifosi, lo vedete col tipico accappatoio del grande Pucci in palazzo e saluta anche la miss, ecco da dove non è vado sul ring qui il pubblico invece avversario che naturalmente non lo ha salutato perché non faranno il tipo per lui e allora io devo chiamare lo sfidante e reduce da una serie di sconfitte impressionanti proprio come Rocky, è uno sul quale è difficile puntare ma dentro di lui tanta passione, tanta forza di ribaltare il pronostico là nel cuore e noi lo chiamiamo a noi, eccolo qui il nostro Rocky Mimmo Pesce, a voi ed eccolo! Entra con il suo tipico passo del pugile, determinato per un guantone, forse non proprio regolamentare. No, si va così, ma non è arresti questo, deve essere corretto nei confronti. Ecco, grazie. Corretto nei confronti degli avversari, lo vedete, anche lui bacia e soprattutto Stefano Scodio. E saluta il suo pubblico, eccolo qua, lo vedete. Rocky Mimmo Pesce, un momento di grande televisione e già i due si guardano in cagnesco. Mentre Ivan Drago Chirico lo aspetta, non siate scorretti, mi raccomando, No, ero cominciato a andare prima ancora all'inizio del gong. Va bene, allora. Si potrebbe avere del match vero anche l'arbitro stasera? Hernandez, ve lo ricordo ancora una volta partiti! In campo. Partiti! Via! Saltano prima loro, al limite dell'area, Alexandro, rimpallo. Attenzione! E non arrivano mai là davanti. Attenti ancora a Napoli. Adesso Insigne, siamo sulla sinistra. Insigne punta a Hernandez, adesso la mette in mezzo. Sì. Londa mondo. Higuain, la piazza dentro, che dire, voleva andarci di testa, poi Higuain, siete contenti? 5 secondi. Dai, che io è finita. Io credo ci saranno ancora 30, ma ormai la Juve è in possesso di palla. Dai, che è finita! Adriana! Ah, sarebbe... No, sì. Ma tu sei la signora. Siamo pronti allora con... È finita! Pesce.
pesce, pesce va via, pesce va via. Disperato Mimmo Pesce, lo vedete. Che succede, Mimmo? Il tuo dramma un'altra volta battuto. L'aveva detto che lui era il condannato. È condannato, sei stato. Che grande tenista. Siamo partita e ti va a stavolta l'hai presa, eppure stavolta l'hai presa. Marcello, stavolta Marcello. Bravo. Adriana, il nome della signora. Il nome della signora stasera è Adriana. Adriana. È un fungimbo. Ha vinto di nuovo la Juve. Mimmo, io voglio però venire da te. Siamo una squadra grandissima. Non vi baciate. Voglio farti i complimenti, Mimmo. A parte perché hanno giocato bene, hanno fatto la loro partita e hanno avuto anche un po' di sfortuna. Tu stai sempre con i perdoni. No, sì, io ho un po' la passione per i perdoni.